Da Piazza Duomo a Corso Garibaldi, da 24 maggio a City Life, quest'anno saranno 18 i luoghi della città che ospiteranno 18 alberi di Natale pronti ad illuminarsi nelle prossime settimane per portare a Milano un po' di serenità nonostante l'anno così difficile appena passato. L'amministrazione comunale infatti ha selezionato i progetti per il Natale degli alberi, l'iniziativa offerta da Fondazione Bracco che ha deciso di donare alla città un'idea creativa sviluppata da Marco Balic. Gli alberi di questo Natale degli alberi sono segno della creatività, ma portano in dono alla città anche diverse iniziative di solidarietà e di sostenibilità dei diversi partner. In questo momento qua forse aiutare persone bisognose sarebbe stato un segno più natalizio, credo. Senz'altro Milano è sempre stata famosa per le sue decorazioni, i suoi addobbi. Quest'anno è un anno particolare, quindi magari se la Fondazione avesse dato alle famiglie che sono rimaste o hanno ricevuto ancora la cassa integrazione, forse sarebbe stato un gesto più caritatevole. Questi alberi natalizi, con le loro luci e i loro effetti, riscalderanno le strade e le piazze della nostra città nelle prossime settimane, ha dichiarato Roberta Guaineri, assessore al turismo e alla qualità della vita, assumendo in questo anno così difficile un significato ancora più profondo di unità e solidarietà. Secondo lei è giusto in questo periodo pensare ad addobbare la città o forse era meglio investire le risorse da qualche altra parte? Ma se sono risorse pubbliche da un'altra parte, se sono private... Sì, sono private. In Piazza Duomo il grande albero sarà una struttura portante che accoglierà una serie di alberi veri che dopo le festività verranno donati per essere piantati in diversi luoghi di Milano. In Piazza Scala ci sarà l'albero del vento, ispirato alla forma della turbina eolica e sarà in costante movimento. Quello di 24 maggio invece sarà un albero della musica in versione high-tech, fatto di luce realizzato con elementi legati al mondo del live musicale che saranno poi venduti e i ricavati andrà in beneficenza. In Piazza Gramsci ci sarà poi l'albero del gioco, in Corso Garibaldi quello delle stelle, in Piazza San Carlo l'albero del domani. Sono molto felice che tante imprese abbiano risposto all'appello dimostrando di avere a cuore il destino di Milano, ha affermato Diana Bracco, presidente di Fondazione Bracco. Certo, il dramma che stiamo vivendo lascerà il segno in ognuno di noi, ma è il momento di reagire e soprattutto di ridare fiducia e serenità alle persone. Il Natale degli alberi è un progetto di bellezza e di rinascita con una forte valenza sociale che renderà meno buio il Natale 2020 delle famiglie milanesi. Sono decisioni chiaramente della Fondazione, visto che si tratta anche di una grossa industria farmaceutica, avrebbero potuto per esempio incentivare per esempio il vaccino, quindi fare come hanno fatto in altre città. Offrire il vaccino anti-influenzale gratuito. Questo sarebbe, a mio avviso, sarebbe stato meglio. Forse per gli ospedali era meglio, visto il disastro che c'è, la mancanza dei posti letto e degli strumenti, la protezione degli operatori e tutto.